Gentili telespettatori, buona giornata. Dopo che la sinistra per 30 anni ha attaccato Berlusconi in tutti i modi possibili e immaginabili, Berlusconi scompare, come tutti prima o poi, e la sinistra, due giorni dopo, continua ad attaccare Berlusconi. Forse non hanno davvero capito come si fa politica. Più attacchi le persone e peggio è per te, perché l'altro, quello attaccato, prende voti. Anche se non c'è più, Forza Italia sta crescendo in questi giorni. Vaglielo a spiegare ai sinistri che si credono intellettualmente, moralmente, politicamente superiori, grammaticalmente, eccetera, eccetera. Così, tregua finita, la Schlein torna anticavaliere. Caspiterina, lei dice: io sono nata antiberlusconiana. Uè, sono nata antiberlusconiana, che faccio? Così, all'indomani delle esequie, la leader del PD, insomma leader, si scaglia contro la scelta del lutto nazionale. E perché ci sono tanti anti-Silvio nel PD? Tanti anti-Silvio, che facciamo? Già siamo andati al funerale per un calcolo meramente politico, adesso il giorno dopo facciamo capire che noi siamo comunque e sempre anti-cavaliere. E non parteciperemo alla beatificazione. Bene, ma solo che in realtà non c'è nessuna beatificazione. È morto un grande italiano. Hanno raccontato la sua storia in televisione per 2-3 giorni. Molti hanno conosciuto del cavaliere quello che non sapevano. Molti ultimamente, parlando del cavaliere, non sapevano che dire, nel senso, è uno che c'ha un partito dal 6%, ma cosa ha fatto nella vita? Sapete che la memoria degli italiani è molto corta, molto corta. Diciamo che molti hanno conosciuto che cosa ha fatto veramente Berlusconi, con tanti aneddoti che hanno raccontato tante persone che lo hanno conosciuto, tante cose che ha fatto senza dir niente. Diciamo che forse ci eravamo illusi che con la scomparsa di Berlusconi fosse nato un sentimento, o meglio, un atteggiamento saggio nel cercare di vedere la storia d'Italia senza gli occhiali dell'ideologia. Dice: non c'è più, con lui finisce anche le polemiche trentennali anticavaliere. E invece no. L'odio livoroso intorno al cavaliere continua ad esserci post mortem. L'apparente pace è durata, ma neanche il tempo del funerale. E così Schlein fa un'intervista a Sky TG24 e ha criticato il lutto nazionale. Ma parliamoci chiaro. Il lutto nazionale l'ha scelto il governo perché Berlusconi faceva parte di chi sta governando oggi. Se c'era la sinistra non avrebbe fatto il lutto nazionale, avrebbero fatto gli stessi funerali con le stesse persone, un clamore incredibile, ma non ci sarebbe stato il lutto nazionale. Vabbè, ma non volete mettercelo un bel chi se ne frega? Lutto nazionale o non lutto nazionale, i funerali di Berlusconi sarebbero stati uguali, identici. Non ci sarebbero stati magari i militari col picchetto d'onore, ecco, forse non ci sarebbero stati quelli, o forse no, forse sarebbero stati lo stesso. Però che cosa importa oggi? È come quello che indica la luna e uno guarda il dito. Non devi guardare il dito, devi guardare la luna, che è Berlusconi, quello che ha fatto, la gente che applaudiva lungo tutto il percorso della macchina che portava Berlusconi in chiesa. Quella è la rivincita di Berlusconi, gli applausi partiti da Arcore fino al centro di Milano,
migliaia di persone sul tragitto, 15.000 persone in Piazza Duomo, ma c'era un limite, non ne hanno fatte entrare di più di 15.000, se no chissà quante sarebbero state, una folla oceanica. Ecco, quindi, cara Schlein, ma chi se ne frega del lutto nazionale? Ma chi se ne frega? Parla di qualcos'altro. Ma dice, abbiamo trovato una forzatura inopportuna a chiedere 3 giorni di lutto nazionale. È naturale che si riservi a persone che hanno unito la Repubblica, caratteristiche che non corrispondono al Berlusconi politico. Avete visto l'omelia, avete sentito l'omelia del sacerdote ai funerali di Berlusconi? Diceva, se non sbaglio, che i politici sono divisivi perché il politico è di parte. Non esiste un politico che è di tutti, non esiste. È Mattarella, ma Mattarella non è un politico, il Presidente della Repubblica non è un politico, è la più alta carica dello Stato, lui è lì per essere quello di tutti, ma i politici sono capi politici di partito, di destra, di sinistra, sono faziosi, sono di parte. Cosa, allora, che significa? Non poteva essere Berlusconi non divisivo, capo politico di Forza Italia per forza che era divisivo, come tutti i politici di questo pianeta Terra. Però vagliela spiegare alla Schlein, vagliela spiegare, insomma spiegateglielo voi, perché io non c'ho più la forza. Ebbene, lei dice non l'ho mai conosciuto in vita. L'impegno politico di Danti è nato in opposizione al berlusconismo. Io sono nata anti-berlusconi. Oggi al Nazareno mi trovo a esserci io a guidare la comunità democratica. Abbiamo portato rispetto al funerale, ma non partecipiamo alla beatificazione di Berlusconi. Ricordiamo le leggi ad personam, il conflitto di interesse, ricordiamo la mercificazione di tutto. Bene. Quindi ricapitoliamo, lei dice non ho mai conosciuto in vita Berlusconi. Io sono convinto che se l'avesse conosciuto avrebbe un'opinione diversa. Oggi ne parlerebbe come Santoro. A me Santoro ha stupito, anche Formigli ha stupito incredibilmente, perché sono persone intelligenti. Non sono persone che giocano alla PlayStation. È chiaro sto fatto? È chiaro sto fatto. Arrivederci a tutti e grazie.